Stadera che si schiera in campo con Ballerino Trepali, ex portiere dei Brave Lions durante il Crone 8. Poi ci sono Bocchetti, Candelma, Giuditta e Capitan Grimaldi tra i pali. Per quanto riguarda invece la panchina c'è il solo vice capitano Vitulli, mentre i Monkeys si schierano con Davino tra i pali, Tedesco, Romano, Salinas e Memoli. In panchina c'è il solo Esposito, che ora, eccolo qui, Tedesco alla battuta del fallo laterale. Squadre che versano in condizioni di classifica completamente diverse, perché il Monkeys ormai ha due giornate dalla fine del campionato olimpico dell'edizione Magna Grecia dei tornei Skies. Attenzione, Grimaldi, parata di Davino. Intanto va detto che lo Stadera si ritrova in semifinale perché ha vinto a tavolino contro le Griff, e mentre i Monkeys hanno vinto la semifinale contro, non mi ricordo, cazzo, non mi ricordo chi hanno vinto, l'Arenaccia? Sì, con l'Arenaccia. Tedesco, il calcio lungo in avanti, pallone che si spegne però tra i guanti di Ballerino. Davino, la parata del corpulento portiere dei Monkeys. Memoli evita il pressing di Grimaldi. La vincente di questa partita andrà a sfidare gli Sky Jumpers, che durante la precedente semifinale, la precedente semifinale di Coppa tra Sky Jumpers appunto e Real Napoli che aveva vinto contro il Real Santa Fe, mentre gli Sky Jumpers avevano vinto contro i New Team, quindi sì, i Monkeys hanno vinto contro l'Arenaccia. La vincente appunto andrà a sfidare gli Sky Jumpers, che hanno vinto contro il Real Napoli per 10-4. Salinas, male il controllo del numero 9. Memoli chiude l'iniziativa di Bocchetti. Candelma, scusami. Ora è Bocchetti a mantenere il possesso palla. Quindi Candelma, Grimaldi, ancora Grimaldi, Bocchetti, bravo Tedesco, ancora Grimaldi, che però deve in fallo laterale. Ma Bocchetti non... Basta Nubi, lo so, tutte le difficoltà, figurati. No, figurati, occhio Salinas! Ragazzi, che grande parata di Ballerino! Memoli avanza, passaggio a Tedesco. Quindi ancora Tedesco, si frena, passaggio all'indietro per Memoli. Attenzione al contropiede, Giuditta il destro, Davino respinge alto e quindi all'indietro Bocchetti, sinistro, tiro murato da Tedesco. Attenzione, uscita di Davino su Candelma. Un po' polemica, diciamo, evitabile e sterile da parte di Bocchetti, che continua a fare la polemica. Davino lancia a lungo dove c'è Memoli che ci arriva, ma il pallone finisce alto. Esce Salinas ed entra Esposito. Intanto entra anche Vitulli,
ed esce Candelma. Bocchetti. Sai tu andare? Tedesco, la finta su Giuditta, la finta su Grimaldi, bravo Tedesco che però cede palla poi ad Esposito che scivola. Romano che ha fatto qualcosa di brutto. Quindi Bocchetti avanza, recupera palla, bravissimo Bocchetti, bravissimo tiro su Romano. Che credo guadagna il allora c'era stato il fallo sul Romano prima, no, abbastanza evidente, poi diciamo il tocco di Simone Salinas era relativo. Romano alla battuta del calcio di punizione. Destro di Romano che finisce a lato. Vitulli. Giuditta, il lancio lungo a cercare Grimaldi, pallone che però finisce in palo laterale. Però io ho visto la parata, però vabbè, dai. Io ho visto Tedesco. Esposito, era anche, posso dire, era anche un po' difficile da vedere pure nella ripresa, eventualmente avesse voluto, però voglio dire, pure secondo me l'aveva parata, però alla fine Guaglione è bravo, me lo ricordo, non è a cazzino. Ha segnato Esposito! Hanno segnato i Monkeys 1-0! La seconda volta, parlavo di correre al Napoli, i portieri fanno il cagato. Allora porto male, non lo posso dire, non posso parlare. 1-0, Monkeys ha segnato Esposito. Grimaldi. Il tacco all'indietro a cercare il vice capitano Vitulli. Che calcio a lungo, attenzione. Svettava Grimaldi, poi il pallone finisce sul fondo. Davino, Tedesco. Romano, pallone in mezzo, Esposito. Filtra il pallone, anzi no. Recupera la difesa dei bianchi. Giuditta, Vitulli. L'apertura per Bocchetti. Ottimo lo stop di Bocchetti, aerobico. Poi avanza. Mantiene il possesso sinistro murato da Romano. Vitulli di prima. Di nuovo per Bocchetti. Grimaldi, il destro. Deviazione di Memoli, fallo laterale. Oh, bravo Davino! E poi il palo, e poi Davino, e poi Bocchetti in mezzo a due, allontana Romano. Non è che esce. Da Vitulli a Ballerino. Attenzione a Vitulli, non preciso con questo passaggio, neanche Romano è preciso. Recupera Tedesco. Davino. Tedesco, è un tiro questo su Esposito. Allora esce Romano ed entra Salinas, mentre per i bianchi rientra Candelma ed esce Giuditta. Chiusura di Esposito. Candelma. Grimaldi prova a girarsi. Deviazione ultima di Esposito. Calcio d'angolo per i bianchi. Uè! Esposito scivola Bocchetti, attenzione Esposito entra in area, Salinas non poteva arrivarci, rimessa dal fondo,
Ballerino. Rinvio lungo. Raccogli, me le fai dare da Mauro. Uno che entra e me li dà. Siamo Davino che fa i lacci, intanto siamo al decimo di gioco. Candelma, ancora Bianchi in possesso palla in questa touche. Bocchetti stavolta alla battuta. E attenzione. Tedesco, ultimo tocco proprio di Tedesco, credo. Sì. Ah no, di Grimaldi. Esposito Vitulli, Tedesco male. Vitulli, bravissimo Memoli. Candelma, ottimo Tedesco qui in scivolata. Scivolata stavolta, insomma, corretta, sportiva, non fallosa. Vitulli, prova il destro, bravissimo Davino. Che bel tiro però di Vitulli. Il cross, Grimaldi prova la girata, pallone che si spegne sul fondo. Davino lascia Memoli. La fascia, Esposito controlla, allarga per Tedesco dall'altro lato, avanza Tedesco, palo! Palla in movimento, fallo laterale per i neri, cambio battuta. Bocchetti, fase di fair play diciamo tra le squadre. Avanza Grimaldi, il sinistro sul fondo. Salinas, pallone difficile da controllare, aveva preso un butto rimbalzo. Bocchetti di sinistro, tiro murato da Tedesco. Vitulli, l'apertura, bravo Tedesco. E quindi Esposito la mantiene in campo. Quindi Tedesco avanza, prova il destro sul fondo. Calcio d'angolo, non c'è tocco di mani. Bocchetti evita un avversario, recupera Salinas, combatte Salinas, non c'è fallo dice l'arbitro, quindi Vitulli ritorna. Attenzione, Candelma, pallone in mezzo, deviazione in fallo laterale. Vitulli, sinistro alto sopra la traversa. Giuditta vuole entrare, l'arbitro lo ignora, Giuditta sputa. Destro, deviazione di Vitulli. Entra Giuditta, esce Grimaldi, entra Romano, esce Memoli. Salinas alla battuta del fallo laterale. Del calcio d'angolo. Oh, mamma mia, cosa ha sbagliato Esposito? Com'è possibile questa cosa? Romano la lascia sfilare. Pallone in possesso di Grimaldi.
grazie. Ma che sono? Ma che vuol dire? Non mi vuole mettere anche davanti. Entrano un metro dalla palla. Ma è una regola? Un metro dalla palla. Chi è regola? Un metro dalla palla. Ma che fa io? Ma visto un metro, hai messo un metro alla palla, metti stanno. Ma si sbatte, metto però così perché non puoi fare. Fallo! Ma sta da dietro, spore, dai! Io sto cercando così. Ma sta dietro, non fa niente, non fa niente, ma sta da dietro. Si va un metro ai due pallone comunque. Vabbè. Ma chi? A me qua! Posso dietro? Davino! Ma di spalla Giuditta, quindi Bocchetti, Gandelma è rimasto in avanti, uno contro uno tra, tra Bocchetti e Romano, occhio a Bocchetti, quindi Vitulli, bravo Salinas in chiusura, esci dal campo, bellissima parata di Davino, in calcio d'angolo. Candelma alla battuta, Bocchetti, ragazzi, sta nostra. Che attacca. Ma col tempo, signore, dai. Bravo Salinas. Quattro canne. Uomo! Bocchetti scivola, scivola Salinas. Bocchetti, passaggio a Candelma, attenzione, evita Tedesco, Candelma ancora, il destro, bravissimo Romano, e quindi ballerino di testa, Esposito, c'è Salinas libero, passaggio, ritorna tutta la difesa dei bianchi, Salinas perde palla, recupera Vitulli, recupera Romano, paratona di Esti, ballerino, calcio d'angolo, fallo laterale. Grande, grande! Oggi, ferma a favore, la rischiamo. Romano, Tedesco, controllo dell'ex capitano di New Team. Prova il destro sul fondo. 17esimo minuto del primo tempo. Punteggio di 1-0 per i Monkeys. Scatta in avanti Vitulli, preda però di Romano questo pallone di ballerini Giuditta. Tedesco, uno contro uno con Candelma che viene evitato. Tedesco! Che tiro di Tedesco, pallone alto, sopra la traversa. Lasciate la mano a Bocchetti! Bocchetti chiuso da Romano. Giuditta. Oh, fallo qui di Romano. Enzo, non fa niente. Fiore. Cambio, ragazzi. Ok. Entra Grimaldi. Allora, entra Memoli ed esce Tedesco. Entra Grimaldi ed esce. Esce Bocchetti. Il più pericoloso Bocchetti per lo Stadera. Tiro murato da Memoli. Vitulli. Grimaldi la mantiene in campo. Avanza Grimaldi. L'apertura in avanti, bravissimo Romano di testa. E quindi Memoli. Avanza Memoli, Salinas non ci arriva, pallone che finisce, in fallo laterale. Vitulli, Candelma, avanza Candelma, bravo Romano, ancora Memoli, Candelma, Giuditta, uscita di Davino e poi allontana Esposito. Si fa male Romano qui, serie di scontri in qualche istante fa. Esce Romano e rientra Tedesco in questo finale di primo tempo.
Vitulli, lancio lungo. Grimaldi di testa di poco alto sopra la traversa. Che bel lancio di Vitulli. Tedesco. Esposito. Si ferma. Pressato, scarica Davino. Facile, facile per Memoli. Cioè Tedesco dall'altro lato. Passaggio per lui, il destro alto sopra la traversa di Ballerino. Mancano 5 minuti al duplice fischio. Monchis in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Esposito. Giuditta. Bravo Tedesco che rinviene sul pallone. 4 contro 2, bella, bella occasione dei Monchis. Memoli non la fa uscire, ritorna anche Giuditta. Tedesco per il 2-0. E insomma sarebbe stato veramente brutto che i Monchis non approfittassero di questa, come dire, di questa occasione, perché erano praticamente tutti e quattro nell'area di rigore avversaria. Stadera in alla battuta del calcio d'inizio, rimessa dal fondo, chiedo scusa, calcio d'angolo. Davino ribatte Ballerino. Che è successo qua? Che sta succedendo? Esposito, la doppietta, ma c'è stato una brutta cosa di Ballerino, una rovesciata di Ballerino che però regala il pallone alle avversarie. 3-0 Monchis. Grimaldi, Vitulli, Giuditta, Vitulli. No, perché il portiere? Non stai perdendo? Perché il portiere? Ma il portiere? Ah, no! Giuditta, il destro, bravissimo Davino. Capismo. Beh, brutti paragoni da parte di Davino. Davino calcio lungo in avanti, 22esimo del primo tempo. Grimaldi, lo stop di petto, la rovesciata di Grimaldi e la grande parata di Davino. Due gesti a 13 eccezionali. Davino resta a terra dopo questa grande parata di Grimaldi, dopo questa grande parata sul tiro di Grimaldi. Allora, tutto ok per Davino. Si sta per riprendere con il calcio d'angolo a 3 minuti dal 25esimo, poi si attende eventuale recupero. Grimaldi, Giuditta, avanza, tiro Davino, Candelma, doppio palo e quindi Memoli, occhio al pressing di Grimaldi, allontana Esposito. Ballerino rinvio lungo a cercare Grimaldi, la scivolata nel tiro, il pallone che finisce sul fondo. Tedesco, buono lo stop, si ferma sul pressing di Candelma. Esposito, quindi Memoli avanza, chiuso da Candelma in fallo laterale. Salinas, che è successo? Non in forma Salinas stasera. Quanto si arrabbia Grimaldi? Tantamente si arrabbia tanto stasera. Davino, Tedesco, Memoli, pallone in mezzo, Salinas sul fondo. Duplice fischio. Cambio. Finisce il primo tempo.
Guardiamo un po' di riposo. E ci ricomincia il secondo tempo tra Monchis e Stadera. Il punteggio è di 3-0 per i Monchis. Fallo qui di Candelma. Stai caricando? Allora, Bocchetti alla battuta di questo calcio di punizione. Passaggio Candelma, non se l'aspettava questo passaggio buonissimo di Bocchetti. Tedesco, pressing alto di Grimaldi, Tedesco in possesso palla. Salinas per un attimo, quindi di nuovo Grimaldi, due su di lui, bravissimo Tedesco. Pausa, pugno. Giuditta, Grimaldi si gira, pallone a Bocchetti contro Memoli, ancora Bocchetti, non ci arriva Grimaldi, pallone che si spegne in fallo laterale. Romano, bravissimo Giuditta che devia in fallo laterale. Memoli, Salinas allarga a Tedesco, colpo di petto di Bocchetti che poi avanza ancora Bocchetti, chiuso senza fallo. Romano prima di Grimaldi, Tedesco di prima, bravo qui a cercare Memoli, recupera Grimaldi, tocco di Tedesco, Romano, tocco di mani dice l'arbitro, calcio di punizione per i Monchis. Ma ci mancava. Chi batte? Batte Davino. Vediamo un po' Davino cosa combina. Dove Davino comunque è dotato di tiro preciso, che insomma nei rilanci è sempre comunque importante. Vediamo insomma un po' anche verso la porta in potenza. Destro, andava dritto in porta, è stato bravo Bocchetti. Romano, poi tiro raso terra, molto bene Davino. Tedesco, uno contro uno con Bocchetti. Tedesco! 4-0 Monchis! Molto bene Tedesco, 4-0. Il volto di Vitulli. Giuditta, passaggio a Grimaldi. Candelma, evita Romano, ancora Candelma, entra in area, Davino, tocco su di lui, calcio d'angolo, no, chiedo scusa, rinvio dal fondo, dovrebbe essere, penso, no, calcio d'angolo. Arbitro, decide tu, è bello. Tedesco, passaggio a Memoli. Tedesco applaude, Memoli avanza. Doveva passare prima Memoli. Giuditta. Bocchetti scivola e recupera Candelma. Bravo, bravo Memoli. Avanza, calcione su Memoli, l'arbitro non se ne avvede. Calcio di punizione, chiedo scusa. Rinvio fallo laterale per i bianchi. Ballerino, Bocchetti. Giuditta. Ha toccato Bocchetti, ma c'era Grimaldi lì.
Salinas non ci arriva. Fallo laterale per i bianchi. Bocchetti a vuoto tedesco e quindi Grimaldi la mette in rete, 4-1. Entra Vitulli ed esce, vediamo un po', Candelma. Candelma che insomma stava per segnare, Grimaldi gli ha insomma rubato la rete. Vabbè, insomma. 4-1. Accorciano le distanze i bianchi, mancano tre gol, insomma, che durante il secondo tempo hai voglia quanti si possono fare. Tedesco, intanto è uscito anche Salinas ed è entrato Esposito. Salinas stasera non in forma, non brillante come insomma ci ha abituato. Buono lo stop, buono il passaggio di Vitulli per Giuditta, controllo buono di Romano e Davino blocca la sfera. Tedesco di prima a cercare Memoli, evita Grimaldi che però non lo molla, forse anche falloso, però comunque il possesso resta ancora di pertinenza dei neri di Capitan Salinas. Quindi Tedesco autore di un'ottima partita, passaggio per Romano, buona la chiusura di Ballerino in fallo laterale. Chi tu? Sì, ma come è messa questa cosa? Attenzione al contropiede, Grimaldi, c'è Bocchetti dall'altro lato, passaggio per Vitulli, evita Memoli e attenzione qui Romano ha rischiato, perché sarà questa scivolata, rischiava l'autorete. Comunque calcio d'angolo per i bianchi. Oh, Giuditta per poco e poi Grimaldi a vuoto. Sì, ma infatti meglio che stai in banchina. Ma serio? Cioè non è proprio cosa. Ho creato un passaggio. No, ma manca lo stop, sbagliato. 0-0. Vabbè. No, ma io lo ammetto. Ma infatti sì. Grimaldi. Bravo Memoli che ritorna. Quindi Romano, Memoli. Davino. Giuditta, Vitulli, attacca il Real Stadera, che il FC Stadera che ci crede per raggiungere la finale di Coppa Panellenica. La vincente sfiderà gli Sky Jumpers, lo ripetiamo. Bocchetti tocca per Grimaldi, molto defilato Grimaldi, ci prova, tiro velleitario che si spegne in rimessa dal fondo. Settimo minuto di gioco, punteggio di 4-1 per i Monkeys. Memoli. Esposito, Memoli. Destro, palo. E quindi Bocchetti, attenzione c'è Grimaldi dall'altro lato. Bocchetti si accentra, sinistro. Ragazzi, che gol di Bocchetti, 4-2. Esposito, Memoli, Tedesco, Romano, si avvicina Esposito, Romano ha spazio, pallone per Esposito che si allarga dall'altro lato. Esposito chiuso, non trova varchi, riesce grazie ad un rimpallo. C'era Memoli libero, Esposito fa tutto da solo, ancora Esposito, passaggio ora a Memoli. Tedesco, Romano, destro, Giuditta respinge in fallo laterale. Fallo laterale per i Monkeys, a possesso si fanno i cambi, Candelma. Chiusura di Bocchetti, fallo laterale per i neri. E ci sono i cambi, esce Grimaldi, entra Candelma. Entra Salinas. Entra Salinas ed esce Romano. Memoli, pallone che non esce. Salinas. C'è stato un lascia, quindi fallo di seconda, calcio di punizione per i bianchi.
di Tulli. È grande parata, voglio da via. Pure secondo me. Memoli, pallone che esce, fallo laterale. Bravissimo Memoli. Occhio a Bocchetti. Ah, scivola Bocchetti. Salinas. Romano. È tedesco, Romano sta in panchina. Recupera Giuditta. Occhio ai Monkeys che stanno subendo. Bocchetti entra in area. Di testa porta vuota. Davino si ritrova il pallone tra le braccia. Su questo tuffo di testa di Candelma. Ancora Memoli. Occhio a Candelma di lato. Quindi tedesco. Scivola Giuditta. Salinas. E la rete! 5-2! Allunga il gap. Capitan Salinas per i Monkeys. Asca, la fa gol, sta lottando a arrivare capi chi, ma sta a posto. La fa gol sul tuo posto, Bucchina. Che basta con il gruppo pesce, lo signo frate, ma sta a posto. Tira. Sta tu andando all'aria, ma ci fa batto. Bocchetti. E fallo, quando fischia, faccio. Fallo abbastanza chiaro di Esposito. Calcio di punizione. Non pigli sempre tutti quando butta la bilancia, ma posso fare? Credimi. Ma che vuoi? Cioè, ti posso consigliare, non c'è di arbitri decenti per piacere. No. Ti chiedevo, tu no. Ti fai attirare il palo di l'arbitro, ma un piacere. No. Oh. Yeah, vatti a la bilancia, non può l'essere caldo. Siete in palo. Gli arbitri dell'SK. Cioè, fammi qualche nome. Noi li conosciamo, sono tutti quanti, ma hanno abitato quattro atti diversi, quattro abiti diversi e nessuno ha sbagliato niente. Pure se ha perso la partita, eh? Pure se ha perso. Una partita l'ho persa e non ha sbagliato niente. E questo diciamo che ha sbagliato, diciamo che allora, là io la mani così, mi ha chiamato fallo di mano. Chiaramente fallo perché è mai fallo nella vita, vai, lascia stare. Più largo. Sei falli non c'è di fischio. Poi sei fallo, sei falli. Scivolate che non valgono, non c'è di fischio. Bocchi, hai fatto gol, lei. Bocchetti, sinistro sulla barriera, ancora Bocchetti! 5-3! Doppietta di Bocchetti! Ancora non è. Chi è il prossimo? Dani! Tu! No, mica quando è deciso! Ah, ma guarda stavati! Il tedesco lascia l'incarico della battuta a Salinas, che gli passa il pallone. Memoli. Doppio pressing. Ne escono i Monkeys. Esposito. Salinas il destro sul fondo. Ballerino, quindi Giuditta. Quindi Vitulli. L'apertura per Bocchetti. Molto bene. Il controllo, molto bene anche il passaggio. Bella sfida tra i due. Bocchetti scivola. Memoli credo tocchi l'ultimo. Sì, così, fallo laterale per i bianchi. Giuditta. Il pallone in mezzo, che però finisce a lato. Entra Grimaldi, entra anche Romano. Escono, vediamo un po', dovrebbe uscire Giuditta per lo Stadera ed esce Memoli per i neri. Davino, Grimaldi prima di Esposito, quindi Romano. Salinas, occhio a Grimaldi. C'è Ponte di Salinas su Grimaldi. Bocchetti, bravo Salinas. Quindi ancora Bocchetti, bravissimo tedesco che non ha bocca. Attenzione. Simone. Calmo. E gol! Ha segnato Esposito, erroraccio dello Stadera, 6-3. Non funziona, no!
Davino, Esposito di testa, quindi Romano, evitato Grimaldi, Romano, passaggio a Salinas, il controllo, il tiro, ballerino allontana, attacco di Salinas, quindi recupera Bocchetti, sale Vitulli, sale anche Candelma, evitato Salinas, passaggio, non ci può arrivare Vitulli. Davino, ah, Candelma che insomma tenta sempre di andare a disturbare l'arbitro, brutta scivolata qui, calcio di punizione. Salinas la mette in rete e fa 7-3. Toto, vuole entrare Giuditta. Candelma, Bocchetti. Come si chiama Bocchetti e non? Vitulli. Male, Grimaldi, fallo laterale per i neri. Romano, tedesco, pressing altissimo di Grimaldi. Grimaldi. È fallo qui di Romano. Vabbè, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Ammonito Romano. Cioè. Allora, la battuta pare abbastanza intenzionato Grimaldi, che prende qualche passo, forse anche più di uno. Alto il tentativo di Grimaldi. Sette. Tedesco. Quindi Vitulli. Passaggio a Candelma. Allontana Tedesco. C'è Salinas che fa tripletta. E fa 8-3. Bocchetti, Candelma, uno contro uno, Candelma in area, c'è Grimaldi, c'è buona, ancora rimessa dal fondo stasera, stavolta. Esposito, si fa vedere Salinas, pallone per lui di tacco, Romano alto, a forza Romano, voglio chiamare chi? Tedesco, entra Giuditta ed esce, vediamo chi esce, entra anche Memoli, bravo, ce n'è uno in più, esce Bocchetti e vediamo per... No, i Monkeys è uscito Tedesco, sì. Vitulli. Romano di testa, Candelma vuoto, Davino blocca. Vince, dove giochi? Dove giochi? Tutte giorni per fare allenamento, dove ti chiudo traghetto e vai. Bello, bravo, complimenti. Quanti anni c'hai? Diciamo, bravo, vedi. Piano piano vince, non si può vincere se. No, ma la squadra. Ischia Serie D eccellenza, ma sta ancora da Pino, togliela la te. Non c'è più. Ma
Davino, Memoli, buonissimo il controllo di Memoli. Fallo laterale per i neri. Salinas di prima per Romano. Memoli, destro di Memoli, pallone alto sopra la traversa di Ballerino. Fallo di Esposito, calcio di punizione. Prego. Mancano 5, esci. Esci. Casino proprio, guarda, veramente. Dovrebbero essere 5, 8 a 3, non mi ricordo male. Vabbè, fischio dell'arbitro, Grimaldi la rincorsa, il gol, 8 a 4, credo. Mi sembra 8 a 4, non vorrei dire sciocchezze. 8 a 4. Ok, perfetto. 21esimo. Ancora gol dello Stadera. Salinas pigramente si accontenta del fallo laterale qui su questo tiro. Ma non c'è stocco di mani, ho visto male. Ma dove? Ma dove? Quello batte la rimessa, dietro la linea, giusto? O dietro o sulla linea? La mano coppa però. Con la mano sopra. Se domande bruciapelo sul regolamento, io ogni tanto mi... Allora ci potete dare un manzuello? Sì. Non hai fatto fare fatti tu lì? No, ma non, lui è stato da me pochissimo, perché non... No, c'è uno da me un incetto. No, non stivo con me. No, però sì, tu mi ricordi. No. Gamba tesa palese qui. È gioco pericoloso perché gamba tesa. Ma ricordi te? Sì, può darsi che ci siamo incrociati, ma Enrico Manzueto da me si è fatto 3 partite, perché cioè, non è proprio cosa. Ma non stavi con me, forse stavi da Federico Amoro, forse. Avrei fatto Ateneo. Avrei fatto donne lì. Ateneo, Real Poggio, io qua sto da 10 anni. Sono stato. Sono stato 2016. Allora 2016-2018 all'Ateneo. Poi sono stato 2019-2020 a Liguana. Cavacetto facevamo donne Real Poggio. Gettino da nemmeno la scuola calcio, non si era capito calcio. Non so se la conosci. Ma con la scuola calcio? Con la calcio, non capito. 78 gol. Quanto? 78. La finale 78 gol. No, c'è 78 gol. Ah, in totale? Ah, ragazzi. Fallo. E attenzione. Sono state 3 gambe tese in un'unica azione qua. Bravo, ma se uno fa 78 gol in danno torneo giovanile è normale che poi va a pigliare. Davino, Ballerino. Vitulli, destro murato da Memoli. Quindi fallo laterale per i bianchi. Non si può giocare. Oggi non si scivola troppo, ci vogliono proprio i tacchetti. Anche. Bravo Esposito, Memoli, destro! Sul fondo. Ma mi sono una cazzo di fame. Sto con un trancio di salmone, 2 spinaci, olio e sale. Olio pure, vai. Ma faccio già una cazzo di panza negli ultimi 2 anni, sta cazzo di pandemia di merda. Io mo sto scendendo, vedi? Bravo, io piano. Piano, se no la pura panza. Grimaldi.
Vitulli. Memoli fa ordine e avanza, passaggio a Salinas, ballerino la deviazione in fallo laterale. Ma è la prima volta e l'ultima volta. Vitulli, chiedo scusa, Davino, Salinas. Quello io gioco avanti, a me già non è mai puzzato questa volta. Vitulli. Grimaldi, tra l'altro Salvatore è uno dei migliori portieri, fortissimo. Salinas egoista, dopo una tripletta vuole battere anche il tiro libero. Vergogna Salinas. Tutta la squadra vuole che batta Davino e Salinas si lamenta. Vediamo. Ha parato tutto. Davino, sinistro il gol! Credo il primo gol di Davino, Nestor. Primo? Primo gol. Primo gol di Davino. Davino che diciamo è tra i super papabili per il premio di miglior portiere, questo lo possiamo dire. Ma si Totoro Grimaldi o Cannanzo? Che poi non c'è, ma perché poi? A parte che il pallone è molto più piccolo, non si gioca con il 5. Ok. Il 4 è il rimbalzo contro l'altro. Poi inizio l'app facetto per un pallone un fatto di tanto forse non lo so, cannonato non mi sono informato che guarda pure io c'ho i guanti con le stecche però guarda ti posso dire una cosa, vittoria non sono buono quelle con le stecche, voglio ma mi sono reso conto mamma mia a me che hai a porto mi coglio lo sai allora vincono i Monkeys la seconda in diretta ma mettere tre gol che tu a me non mi metti gol no non ti mette gol va bene adesso ci impariamo anche questa cosa meno con le Alfonso vabbè vai giusto sta piovendo complimenti ai Monkeys ci vediamo giovedì.